Lavoratori frontalieri sotto sorveglianza in Ticino. Lo scorso anno la polizia cantonale ha aumentato di oltre il 30% rispetto al 2016 i controlli sulla manodopera estera, ovvero di fatto sugli italiani che lavorano oltre confine. Per quanto riguarda i reati, furti e rapine risultano in calo in tutto il Ticino, fatta eccezione per la fascia di frontiera, dove viene segnalata un'impennata dei colpi denunciati. Questa mattina i vertici della polizia cantonale hanno presentato il bilancio dettagliato delle attività svolte nel 2017. Tra gli interventi potenziati compaiono in primo luogo le verifiche sulla regolarità dei lavoratori stranieri. In 12 mesi sono state 852 le verifiche effettuate sui luoghi di lavoro, con un incremento del 32% rispetto al 2016. In tutto sono state controllate 3.191 persone, il 16% in più rispetto all'anno precedente. Tra queste, 136 non sono risultate in regola. I datori di lavoro denunciati per le irregolarità commesse nell'impiego della manodopera sono stati 35. Per quanto riguarda i reati, nel corso del 2017 in Ticino sono risultati in calo su tutti i fronti, meno 8% quelli commessi contro le persone, meno 18% gli assalti al patrimonio, meno 11% i reati contro l'onore e la sfera personale e meno 15% le violenze e gli abusi sessuali. Analizzando nel dettaglio il rapporto della polizia cantonale, emerge però che a fronte di un calo generalizzato dei reati, nelle zone del Ticino a ridosso del confine con l'Italia si registra una forte impennata di alcuni tipi di reato. È il caso dei furti con scasso, che nella zona di Locarno sono aumentati del 17%, mentre nel resto del cantone sono calati, con flessioni fino all'89% nell'area di Blenio, nella parte nord del Ticino. I furti in generale risultano però in calo anche nel Mendrisiotto e nel Luganese, con diminuzioni pari rispettivamente a meno 37 e meno 46%. Sul fronte delle rapine la situazione è analoga, riduzione dell'11% guardando al canton Ticino nel suo complesso, mentre gli assalti registrati nelle zone tra Chiasso e Mendrisio sono in crescita addirittura dell'87%.